Napoli che ha come obiettivo comunque il terzo posto Champions, anche se tutto si è fatto un po' più difficile con la sconfitta di domenica contro il Bologna. L'arbitro di questa volata Champions sarà il Catania di Montella. Noi vorremmo fare il meglio possibile per finire bene il campionato, pensando soprattutto a noi stessi, non pensando al destino di tante altre squadre, perché sicuramente la qualificazione o meno per posizioni di classifica importante si acquisisce durante tutto l'anno e poi inevitabilmente nell'ultima giornata può essere coinvolta più o meno una squadra come la nostra, ma il cammino si conquista tutto l'anno, non certo l'ultima partita. Che tipo di Catania arriva, che squadra arriva a questa partita con l'Udinese? E che tipo di Udinese si aspetta? Ma l'Udinese sicuramente che vorrà darà molta più valenza ai punti di quanto possiamo darla noi. Noi abbiamo l'interesse di finire bene, di voler finire bene, magari con una vittoria, che ultimamente sono state conquistate pochissime vittorie, ma principalmente per noi stessi, senza pensare, ripeto, al destino di altre squadre. La Roma comunque non era allora probabilmente il momento, adesso invece può essere il momento di un Montella alla Roma. Ma capisco, io in primis devo rispettare la mia società, che c'è un grande feeling, che c'è una grande sintonia in tutto, quindi parlare di ipotesi sinceramente mi sembrano giornalistiche e quindi non. L'Udinese è una delle vittime preferite in Serie A per il Catania, che ha conquistato 9 vittorie nei 19 incontri giocati in casa e fuori. L'ultima con questo 1-0 dello scorso campionato. Colpo di testa e gol, ha segnato Maxi Lopez. Catania in vantaggio, si è sbloccato l'argentino, 1-0. Proprio contro i friulani, nel 1954, il Catania ottenne il successo più schiacciante in Serie A, un 5-0 con una tripletta di Ghiandi.